Acipe Anorum de Manu Petri, e noveris direzione Principes Apostolorum, direzione tua nella Ecclesia Roborari. Acipe Anorum de Manu Petri, e noveris direzione Principes Apostolorum, direzione tua, erga in ecclesia roborari. Ad onorem Dei Onipotentis, Santorum Apostolorum Petri e Pauli, Divi Comitimus, Diaconia, Ambiate Marie Virginis, Divini Amoris, al Castrum Leonis, tua parrocchia. Sì. Il Papa fa parroco, cardinale un parroco. Grazie. Buonasera e benvenuti al diario di Papa Francesco. Benvenuto al Cardinal Feroci, collegato con noi. Grazie, buonasera. E anche al Cardinal Gambetti e lo Iudice. Il Cardinal lo Iudice lo salutiamo subito, è collegato anche lui da Siena. Eccolo qui, benvenuto. Buonasera, come va? Il Cardinal Gambetti è entrato in questo momento in studio, tra pochi secondi sarà seduto qui con me. Ma vorrei cominciare proprio con quello che il Papa ha detto al Cardinal Feroci. Lei continuerà a fare il parroco, perché lei è il parroco di Santa Maria del Divino Amore. Divino Amore, sì. Ma che cosa cambia allora con l'essere diventato cardinale per lei? Beh, da un punto di vista pratico continuerà a fare il parroco e il rettore del piccolo seminario del Divino Amore. Quello che può cambiare, ecco, se il Santo Padre ha bisogno così di noi cardinali, in qualche modo gli stiamo vicino, ecco, con la preghiera innanzitutto, e se ha bisogno anche con l'aiuto così spirituale. E quello che cambia in me adesso è che nella città di Roma ho tanti amici che mi chiedono così di andare, ecco, a celebrare sante messe per le feste patronali della Madonna, o le ordinazioni o le cresime. Ma da un punto di vista pratico, ecco, la mia vita continua ad essere quella che è stata fino ad oggi. Ecco, l'attenzione ai pellegrini che vengono qui nel santuario a suscitare, ecco, la disponibilità da parte nostra per accoglierli e per aiutarli a vivere, ecco, il mistero di Dio con l'aiuto di Maria Santissima. Anche lei resterà arcivescovo di Siena, e che cosa cambia per lei diventare cardinale? Che è successo sabato? Appunto, integro semplicemente quello che diceva Don Enrico, cioè sostanzialmente la mia vita, presumo, resterà, continuerà a essere quella di prima, quindi continuerà a essere vescovo, arcivescovo qui a Siena e Colle Montalcino. Certamente potremmo dire con un giro di vita in più, adesso siamo ancora più legati al Papa, al suo servizio universale, come sostegno, già diceva, Don Enrico, spirituale, anche può essere un aiuto pratico, materiale, uno stargli vicino, o rispondere a quelle che possono essere delle sue chiamate, delle sue domande particolari che ci verrà a fare, una collaborazione magari con qualcuna delle congregazioni che sono in Vaticano. Non lo so, ecco, questo noi siamo, io sono qui, insomma, ecco, io continuo la mia vita, sono appena arrivato, sono rientrato mezz'ora fa qui a Siena e adesso la vita continua come prima, insomma, certamente con un sentore di festa anche che c'è in giro per quanto sia possibile in questo momento. Domani celebriamo tra l'altro la festa del Santo, il 1 dicembre, quindi sarà l'occasione per celebrare nei modi possibili in Duomo, funzione alla presenza un po' di rappresentanze delle autorità, dei priori delle contrade e altre poche persone, forse un centinaio di persone in tutto. Insomma, se la vostra vita, almeno in tanti aspetti, non è cambiata sabato, la vita che è sicuramente cambiata è quella del Cardinal Gambetti, che intanto ci ha raggiunto, benvenuto. Grazie, buonasera. Perché insomma essere cardinale è incompatibile col continuare a fare quello che faceva prima, cioè il custode del Sacro Convento di Assisi. Che cosa succede? Che le è successo? Ah, non lo so, sono in attesa. No, è successo che
cambia la vita, mi apro ad un nuovo orizzonte, mi sono rimesso in cammino. Adesso sto completando anche le consegne da custode del Sacro Convento al mio successore, che per fortuna è già operativo già da un po' di tempo. Il nostro ordine in questo è stato previdente, anche accompagnando un cammino che comunque è importante lì nella realtà di Assisi. Per cui sto completando questo e poi mi incammino verso la terra che il Signore mi indicherà. Sabato il Papa, tra le altre cose, vi ha detto una cosa che ci ha colpito. Vi ha chiesto di essere pastori e non soltanto eminenze. Sentiamo questo passaggio del discorso. Cari fratelli, tutti noi vogliamo bene a Gesù. Tutti vogliamo seguirlo, ma dobbiamo essere sempre vigilanti per rimanere sulla sua strada, perché con i piedi, con il corpo possiamo essere con lui, ma il nostro cuore può essere lontano e portarci fuori strada. Pensiamo a tanti generi di corruzione nella vita sacerdotale. Così, ad esempio, il rosso porpora dell'abito cardinalizio, che è il colore del sangue, può diventare per lo spirito mondano quello di una eminente distinzione. E tu non sarai più il pastore vicino al popolo. Sentirai di essere soltanto l'eminenza. Quando tu sentirai quello, sarai fuori strada. Cardinal Gambetti, che preghiera ha fatto lei sabato? Che tipo di come pensa di insomma, che tipo di cardinale vuole essere? Diciamola proprio così. Ma a me è piaciuta molto l'immagine che ha usato il Papa, questa, riprendendo il Vangelo, questa della strada su cui Gesù cammina insieme ai discepoli, insieme agli apostoli. Mi è piaciuto molto perché io sono in qualche modo legato alla strada, sento che vengo dalla strada, vengo dalla terra e mi piace immaginarmi ancora vicino alla terra, alla strada, alla gente. Questo. Pensando al cardinale, ma di per sé è un servizio che è chiesto di vicinanza, di sostegno chiaramente, o di consiglio, dipende al Papa, ma fondamentalmente per come, ecco, lo intuisco come un servizio al popolo di Dio, quindi mi sembrerebbe questa anche la cosa più, se vogliamo, coerente anche con questo compito che ci è chiesto, cioè operare davvero perché il popolo di Dio cresca, perché possa tutto quanto essere sempre più unito intorno a Gesù. Questo è il Cardinal Feroci, lei come vorrebbe continuare a servire la Chiesa da cardinale? Con che spirito, con che nuove intenzioni? Ma vedi, la novità a me sembra che la percepiscono più gli altri che almeno io personalmente, che noi, ecco. Io continuo ad essere quello che sono, mi auguro che il Signore mi tenga le mani sulla testa perché io possa essere quello che Lui mi chiede di essere, cioè in ogni momento, in ogni situazione, in qualunque servizio, qualunque cosa ho fatto nella vita, farla in Cristo e con Cristo. È tutto qui, ecco, ora se c'è un colore diverso, ecco, che io metto in alcune circostanze, non mi sembra che questo possa cambiare né la mia vita, nelle mie prospettive. Ripeto, non lo so, ecco, io non sento grossi cambiamenti dentro di me o qualcosa che debba fare in maniera diversa, fare bene e fino in fondo, con correttezza, con coscienza, il servizio che il Signore mi ha chiesto di fare. Ho tentato di farlo, non so se ci sono riuscito nei miei anni di sacerdote, spero che il Signore mi aiuti a continuare a farlo per tutti l'altro tempo che mi mette davanti agli occhi. Ecco, io sono... Stavo pensando prima
Quando io sono diventato sacerdote, il cardinale Iudice aveva un anno e il cardinale Gambetti non era ancora nato, ecco, non so in che mese è nato, ecco, non so. Io sono stato ordinato il 13 marzo del 65, per cui mi sembra che adesso io sono avanti, quello che ho fatto così lo lascio nelle mani del Signore. Spero che i prossimi anni che mi lascerà il Signore qui io possa continuare a servirlo, ripeto, con verità e con autenticità. Mi sembra le parole del Santo Padre sono bellissime, ecco, no? Se noi non capiamo, ma tutti i cristiani, ogni battezzato, se non capisce che seguire Cristo e seguirlo nell'autenticità, nella verità, sta fuori strada, ecco. Io spero di non andare fuori strada. Ho la patente, che è il battesimo, spero che questa patente mi aiuti a camminare lungo la strada del Signore. La mia unica tessera è il battesimo, diceva la Pira, mi pare di ricordare. Cardinale Iudice, ma quando il Papa vi dice pastori, non soltanto eminenze, oltre a porre un problema di sostanza, pone anche un problema di forma, cioè il termine eminenza è ancora adeguato oggi a esprimere quello che siete? Certamente può essere ambiguo, certamente andrebbe ridimensionato. Mi rendo conto, vivendo in mezzo alla gente, come era prima l'eccellenza, no? Appunto a me viene naturale, come da 5 anni a questa parte, continuare a farmi chiamare Don Paolo, come mi hanno sempre chiamato. Anzi, quasi quando scherzando la gente comincia a dirti, soprattutto all'inizio, quando la conosci, ma come la devo chiamare? Dici, non mi cambi nome, mi chiami come mi ha sempre chiamato, soprattutto quando già ti conoscevano da prima. Certamente è un termine che può essere ambiguo. Capisco anche che nell'immaginario collettivo per le persone può avere un significato, questo quasi un senso di rispetto, di ossequio. Poi il resto secondo me sta a noi gestirlo, e chiaramente non con distanze o con prese di appunto allontanamenti. A me credo non verrebbe proprio naturale, cioè verrebbe talmente innaturale distanziarmi dal popolo di Dio, dalla gente dove ho sempre desiderato stare e che devo dire mi ha sempre voluto bene un po', dovunque sono andato, e per cui devo dire la verità, questo problema non lo sento, non lo avverto, il rischio di questo, come giustamente ci dice il Papa, di questo staccarsi dal popolo, anzi, ma di questo non me ne faccio un problema, ecco, continuerò a stare, a fare quello che ho sempre fatto con grande disponibilità, generosità, spero di essere appunto all'altezza di quello che in questo momento, in questa situazione anche storica, delicata, la Chiesa e il Papa mi chiederanno. Torniamo alle parole del Papa, quelle pronunciate domenica a commento del Vangelo di Marco, l'invito a vegliare, a non farci sorprendere dal sonno al ritorno dal padrone di casa. E il Papa in particolare ha sottolineato il rischio di due tipi di sonno. Il primo è il sonno della mediocrità. C'è un sonno pericoloso, il sonno della mediocrità. Viene quando dimentichiamo il primo amore e andiamo avanti per inerzia, badando solo al quieto vivere. Ma senza slanci di amore per Dio, senza attendere la sua novità, si diventa mediocri, tiepidi, mondani. E questo corrode la fede, perché la fede è il contrario della mediocrità, è desiderio ardente di Dio, è audacia continua di convertirsi, è il coraggio di amare e andare sempre avanti. La fede non è acqua che spegne, è fuoco che brucia. Non è un calmante per chi è stressato, è una storia d'amore per chi è innamorato. Per questo Gesù detesta più di ogni cosa la tiepidezza. Si vede il disprezzo di Dio per i tiepidi. E dunque, come possiamo svegliarci dal sonno della mediocrità? Più facile, con la vigilanza della preghiera. Cardinal Gambetti, che cos'è la vigilanza della preghiera che il Papa
segnala come antidoto al sonno della mediocrità, una fede spenta? Beh, è sicuramente un impegno quello del coltivare un rapporto con il Signore, ma a me piace anche pensare che questa vigilanza venga da un impegno a coltivare la propria umanità. Prima Cardinale Enrico parlava di autenticità per rimanere davvero pastori e non diventare eminenze, nel senso deleterio del termine. Ecco, io credo che questa autenticità qui sia fondamentale nella nostra esperienza come uomini. Se perdiamo di vista ciò che veramente ci fa umani, ci rende davvero uomini, perdiamo di vista, fin dei conti, quella attenzione alla coscienza, alla propria interiorità, per vagliare che cosa ci dà contentezza, cosa ci dà gioia, cosa ci intristisce, cosa ci rende belli dentro e fuori poi anche, e cosa invece ci abbruttisce. Ecco, se perdiamo di vista questo, probabilmente anche la nostra vigilanza, anche se ci impegniamo nelle preghiere, non porta frutto. Ecco, a me piace mettere insieme le due cose, cioè da un lato l'impegno a cercare il dialogo personale e comunitario con il Signore, dall'altro anche cercare di essere veramente se stessi, perché in questo modo è impossibile non cercare Dio. È impossibile, perché se uno vuol veramente essere uomo fino in fondo, non può che essere aperto a questa relazione con chi ci ha creato, con chi ci ama, con chi veramente ha lo sguardo rivolto sempre su di noi come un innamorato. Cardinal Feroci, mi piace molto questa sottolineatura, insomma questo voler tenere insieme, no, la piena umanità con la preghiera profonda. Mi viene in mente che nella sua biografia ci sono due esperienze secondo me molto eloquenti da questo punto di vista. L'aver assistito e lavorato tanti anni con i poveri come direttore della Caritas, e poi quello di essere oggi parroco al Divino Amore, un luogo di preghiera e di devozione importantissimo per i romani. Che cosa le hanno lasciato queste due esperienze sul versante dell'umanità e della preghiera? Ho accennato quando il 15 novembre sono stato ordinato vescovo dal cardinale De Donatis, che se mi fossero mancati 9 anni di servizio in Caritas, la mia vita sarebbe stata monca, perché incontrando i poveri, e proprio attraverso di loro, le loro parole, le loro vite, i loro problemi e il come loro hanno affrontato, ecco, l'esistenza nel dolore e nella sofferenza, mi ha fatto capire che quello che è importante è la persona, non per quello che appare, ma per quello che è. Entrare dentro le vite delle persone mi ha veramente aperto gli orizzonti, perché ci trovi una ricchezza straordinaria che non appare. Quindi per me è stata una ricchezza, e io ringrazio veramente sempre e benedico il Signore che mi ha fatto fare questo servizio, e ringrazio anche chi me lo ha proposto, me l'ha fatto fare. Il discorso di De Mariano, ecco, venendo qui, io ho detto sempre, noi preti romani siamo stati forgiati, ecco, nell'attenzione anche, non solamente nel rapporto con il nostro Vescovo che è il Papa, ma anche nell'attenzione a Maria. Ho detto che in seminario noi siamo stati ad pedes domine me, cioè ai piedi di Maria siamo stati formati, sia al seminario minore sia al seminario maggiore. Adesso, al termine della mia vita, io sono arrivato qui al santuario della Madonna del Divino Amore, e vedo quanto le persone non solamente vengono qui per chiedere, ma quanto ricevono, ecco, nella spiritualità e nella risposta che Maria dà, proprio perché queste persone attraverso Maria riscoprono il senso della vita, il rapporto con il Signore, la disponibilità ad essere strumenti nelle sue mani. Maria ci ha forgiato, e Maria ci ha dato la capacità di essere veramente. Ricordo, se voi permettete di fare un piccolo passaggio, ecco, no? Io questa sera alle ore 19 celebrerò la Santa Messa, e oggi è Sant'Andrea, in ricordo di Don Andrea Santoro. Ogni anno il 30 novembre lo facciamo, e ricordo quanto lui
parlando con i pellegrini che portava a Nazareth, diceva questo: qui Maria ha concepito il figlio di Dio. Ma attenzione, concependo il figlio di Dio, ha concepito tutti quanti noi, perché noi con il battesimo siamo diventati figli nel figlio, siamo stati concepiti dal sì di Maria. Ecco, questo pensiero io cerco di dirlo a quelle persone che vengono qui, e sentendosi così amati dal Signore e così pensati da tanto tempo, queste persone trovano una grande serenità, ed è molto molto bello. Cardinale Iudice, il Papa domenica ci ha messo in guardia anche da un altro tipo di sonno, il sonno dell'indifferenza, che va combattuto, ha detto, con la vigilanza della carità. Anche la carità è una dimensione che lei ha sempre portato avanti nel suo ministero. Come si resta desti, come si vigila nella carità? Io credo che quando si toccano da vicino le situazioni umane più degradate, più estreme, quando ci si sta in mezzo, cioè quando non le osservi da lontano ma cerchi di calartici un po' dentro, non ti viene sonno, non ti può venire sonno, questo è il punto. E quindi è chiaro che una spinta aiuta l'altro, cioè il fatto di immergersi nelle realtà, soprattutto le più complesse, ti assicura, diciamo così, in qualche modo, che terrai gli occhi aperti, perché non puoi farne a meno, soprattutto quando vedi, tocchi da vicino la sofferenza dei bambini, che credo sia l'esperienza più lacerante per tutti, per chiunque. Quando vedi un bambino che soffre, un bambino che nasce in una famiglia che purtroppo non gli potrà garantire nulla, che gli garantirà purtroppo un futuro di incertezza, di disagio a sua volta. Quando queste situazioni sono proprio incancrenite, neanche volute potremmo dire, ma subite, ecco, tutto questo almeno per me è stato un risveglio continuo, cioè un dover tenere costantemente gli occhi aperti su tutto ciò, per far sì che appunto non si dia tutto per scontato, cioè i problemi grandi della vita, che ce ne sono, anche i problemi pastorali, i problemi umani, i problemi sociali, cioè tante volte ci sembrano, e di fatto sono, talmente grandi che ci prende una forma di scoraggiamento, per cui tu ti guardi e dici: tanto io che ci posso fare, non posso risolvere problemi così radicati. E quella diventa, immediatamente dopo, diventa la tentazione di dire: vabbè, al massimo fare una preghiera. No, non si può fare solo una preghiera senza continuare a sporcarsi le mani, a provarci in tutti i modi, come dire, proprio il tentativo di salvare quello che sta affogando, tanto per usare un'immagine purtroppo tragicamente attuale. E allora ci proveremo e ci dovremo provare in tutti i modi. Io mi ci sono provato, io lo dico sempre, non ho cercato nulla di tutto quello, di tutte le realtà dove mi sono trovate, non l'ho mai cercate, ma mi sono venute a cercare. E io mi sono fatto trovare, quindi mi sono fatto coinvolgere, ho cercato di condividere, ho cercato di stringere delle mani, di sollevarle per quello che ho potuto, e spero di continuare a farlo, anzi a maggior... Abbiamo qualche problema di audio, ma comunque questo la chiudiamo qui, secondo me anche come augurio da parte nostra, che continuate a farvi trovare anche in questo nuovo compito che vi è stato affidato. Grazie davvero al Cardinal Gambetti, al Cardinal Feroci e al Cardinal Iudice. Noi ci rivediamo domani sempre alle 17:30. Buona serata. Buona serata. Maria Santissima, Donna della Tessa, accompagna i nostri passi in questo nuovo anno liturgico che iniziamo, e ci aiuti a realizzare il compito dei discepoli di Gesù indicato dall'Apostolo Pietro. E qual è questo compito? Rendere ragione della nostra speranza, della speranza che è in noi.